Ciao a tutti e grazie di essere qui sul mio video, sul mio canale. Ormai ho perso il conto di quanti ne possiate trovare qui sul blog channel. So che ce ne sono tantissimi, ma soprattutto ce ne sono ancora di più sul canale ASMR. In questo video vi voglio parlare di cose per il benessere. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere questa piccola drusa di ametista. Guardate che carina. Guardate com'è bella. E questa mi è stata regalata da Veronica Pisano. È un regalo che mi ha fatto Veronica come mia iscritta sul canale Arasule ASMR. Chi mi segue con attenzione e legge sempre nelle info saprà che ho una wishlist su Amazon dove metto tutte le cose che vorrei acquistare e anche cose magari superflue per fare dei video, che se qualcuno me le regala magari ci faccio i video, se nessuno me le regala stanno lì, perché insomma anch'io, ragazzi, sto spendendo troppo, quindi cerco di fare con quello che ho. E questo è un bellissimo regalo che mi ha fatto Veronica. So che mi ha regalato anche un'altra cosa, ma non è ancora arrivata. Quindi ormai ve la volevo far vedere, ci tenevo troppo, e visto che questo è un video incentrato soprattutto sul benessere, ci tenevo proprio a mostrarvela. Allora, io sono abbastanza ignorante con i cristalli, non sono esperta, però ne ho diversi. Non avendo molta memoria, non ricordo molto bene le proprietà, anche se so che tendenzialmente l'ametista è una pietra associata al settimo chakra, quello della corona, e la drusa però ha una proprietà particolare, nel senso che può essere utilizzata per purificare gli altri cristalli, ovvero vi si appoggiano sopra. E io l'ho presa sia per quello, e anche poi ho letto che porta armonia nella stanza, magari dove si lavora. Quindi io l'ho posizionata vicino al mio computer e poi ogni tanto ci appoggio magari ai cristalli qua per purificarli. Ad esempio, prima di ricominciare a portare al braccio questo ciondolo, anzi questo era un ciondolo nato per il collo, però visto che le collane non le sopporto, l'ho tenuto un giorno appoggiato sulla mia drusa. E poi adesso lo sto portando al braccio proprio perché è l'unico modo per me per indossare questo fantastico ciondolo in turchese che mi ha regalato mio marito tanti, 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 tanti anni fa. So che molti mi dicono che le pietre non vanno bucate perché altrimenti perdono il loro potere, però questo ormai bucato era e niente, lo porto così. Quindi grazie ancora a Veronica per questa bellissima drusa di ametista che la trovate su Amazon. Magari vi lascio il link qui sotto nelle info del video. Passiamo all'altra cosa, benessere, di cui voglio parlare. Allora, questo è un libro che si chiama Zen per immagini, esercizi dei meridiani per una vita sana. Perché ho comprato questo libro? Ormai, se mi seguite da tanto tempo, saprete anche che io spesso ho un po' di problemini fisici, di salute, insomma, diciamo che non voglio entrare in particolari. Comunque ho spesso dolore, insomma, diagnosticata fibromialgia, eccetera, eccetera. Ma io non voglio identificarmi, assolutamente vietato identificarsi con le malattie, quindi io sono altro dai disturbi e dalle malattie che possono venire. Secondo la medicina cinese, molte malattie hanno un'origine derivante da squilibri che ci sono nel corpo. Ora vi ripeto, io ho solo un'infarinatura di certe teorie. Mi sono avvicinata a un certo modo di pensare, però non mi sono mai messa a studiare, quindi poi affidandomi ad una naturopata, spesso mi faccio consigliare da lei, quindi mi curo con vari metodi, usando anche la medicina tradizionale perché a priori non escludo mai niente e cerco appunto di trovare la strada per stare meglio.
dopo l'ennesimo incontro con la mia naturopata, mi ha detto, che dovevo assolutamente iniziare a fare stretching tutti i giorni, perché ero arrivata a un punto di muscolatura talmente rigida che lo stretching era fondamentale. E lei mi ha consigliato di fare lo stretching dei meridiani di Masunaga. Oltretutto poi sono andata anche dal neurochirurgo e anche lui mi ha detto che alla fine devo fare ginnastica, quindi mi sono messa di impegno e praticamente quasi tutti i giorni riesco a ritagliarmi quell'oretta per fare stretching. La prima cosa che ho fatto, appunto, mi sono documentata sugli esercizi di Masunaga e poi ho acquistato questo libro. Questo è un libro in cui sono contenute molte figure e disegni che spiega appunto molto bene come fare gli esercizi, ma soprattutto spiega un po' anche la filosofia che c'è dietro. Praticamente, secondo la filosofia comunque orientale, curare un sintomo fine a se stesso, se non si cura l'origine, porta poi o al ripresentarsi di questo sintomo, oppure al presentarsi di un sintomo diverso, magari in un'altra zona del nostro corpo, perché poi alla fine il nostro corpo è comunque tutto collegato, siamo una cosa sola, mentre in Occidente si tende sempre a dividere mente e corpo, la visione occidentale della persona è una visione orientale, scusate, della persona è una visione un pochino più univoca, unica, dove mente e corpo sono la stessa cosa, quindi bisogna, secondo gli orientali, secondo anche Masunaga, intervenire a livello totale, quindi sì, hai male alla spalla, ma non puoi fare solo l'esercizio per la spalla, devi rimettere in ordine, devi rimettere in equilibrio tutto il corpo. E io purtroppo sono arrivata a leggere soltanto fino a pagina 38, seppur abbia già messo un segno agli esercizi fondamentali. Allora, gli esercizi fondamentali di Masunaga sono 5. E io quelli intanto li sto facendo. Tra l'altro, alcuni di questi esercizi sono molto simili a un certo tipo di stretching che io già facevo, perché dovete sapere che fino a un paio d'anni fa, lo facevo tipo 2 o 3 volte a settimana e avevo riunito insieme tutta una sorta di esercizi di allungamento, di distensione muscolare che avevo imparato nei vari corsi di yoga, di qigong che avevo fatto. E questi infatti sono degli esercizi, insomma, la linea più o meno è quella, yoga, qigong. E assomigliano a esercizi che già stavo facendo, quindi sono riuscita ad integrare questi 5 esercizi anche molto bene nella routine che già facevo e che ho ripreso a fare. A parte uno che ancora non riesco a svolgere in modo completo, poi gli altri diciamo che mi vengono abbastanza naturali. Quindi io non vi leggerò parte di questo libro per un motivo molto semplice, perché con il discorso copyright non si possono leggere parti di libri a meno che non si abbia un'autorizzazione, ma io sinceramente mi sono anche rifiutata un po' adesso, perché dopo aver chiesto i permessi a varie case editrici, alcune delle quali poi mi hanno detto di no, ho deciso, vabbè, smetto di fare video in cui leggo parti di libro o dove leggo i libri, per cui non voglio andare incontro a problemi. Questo però vi voglio leggere appena appena quello che c'è scritto dietro, che insomma è veramente poco. Il nuovo sistema di esercizi spiegato in questo libro consiste nell'uso di immagini mentali per facilitare la circolazione dell'energia attraverso l'intero corpo, invece che nelle sole parti che eseguono i movimenti.
Le caratteristiche di questi esercizi che richiedono un impegno fisico minimo, infatti è vero ragazzi, perché se li posso fare io, sono il rilassamento psicofisico e un ampliamento della consapevolezza. Ecco, io devo lavorare molto su questo perché poi spesso si tende a fare l'esercizio meccanicamente e invece è importante essere presenti a se stessi nel momento in cui proprio si esegue l'esercizio, ascoltare il corpo, respirare, perché altrimenti si rischia di stirare il muscolo anche in modo consapevole, di stare in tensione e questo non porta a nessuno un giovamento. Invece anche quando si esegue l'esercizio, se stai concentrato, se stai attento a come lo fai e ti accorgi magari che il muscolo è in tensione, allora respirare e cercare di mantenere la posizione, ma mollando, è lì il lavoro da fare poi alla fine. Diciamo che non vi leggo tutto, come ho già detto. Numerose nozioni pratiche chiariscono il modo di utilizzare tali conoscenze nella vita di ogni giorno, cioè le conoscenze di un approccio zen, diciamo. Vi sono inoltre inserite varie manovre shiatsu e le istruzioni per gli esercizi più adatti a risolvere i più diversi problemi fisici. Ci sono diverse fotografie. Shizuto Masunaga è l'ultimo grande maestro di shiatsu. E ha portato questa tecnica terapeutica ai suoi massimi livelli e ha sviluppato il principio dei meridiani per la diagnosi e la terapia. Quindi, allora, una cosa che io qui ho evidenziato, l'unica cosa che ho evidenziato con l'evidenziatore, poi sottolineo con il lapis. Generalmente parlando, il rassegnarsi a sopportare dolori e sofferenze eccessive va in direzione contraria al senso della vita. Ecco, questo è quello che io ho sempre fatto e che molti fanno, nel senso che veramente io mi sono rassegnata ad avere dolori e poi a un certo punto uno dice no, basta, ma perché? Cioè io ho diritto ad alzarmi la mattina e a stare bene. E qui appunto dice: l'approccio qui offerto è adatto a chi desidera vedere chiari segni di progresso in termini di aumento di agilità e flessibilità, ma anche chi vuole semplicemente aumentare il proprio livello di salute. Quindi io non vi leggo altro, vi dico che il libro per quello che ho letto è molto molto interessante perché appunto oltre a una parte pratica c'è proprio una parte anche filosofico-teorica interessante. Oltretutto, questa casa editrice, Edizioni Mediterranee, io la adoro, veramente tantissimo, perché l'ho scoperta per la prima volta nel lontano 94 quando facevo la mia tesi sull'alchimia nell'arte ed era una casa editrice anche all'epoca molto avanti e proprio in questa casa editrice ho trovato diversi libri sull'alchimia molto molto fatti bene, molto interessanti. Quindi io questo libro l'ho acquistato sul Giardino dei Libri, anche di questo vi lascerò il link sotto nell'info box se vi interessa. Oltretutto qui il prezzo è 19,50 euro, che non è niente ragazzi, per un libro fatto così bene. E poi spesso sul Giardino dei Libri però ci sono gli sconti, quasi molto molto spesso sono prodotti scontati anche del 15%, quindi vi lascio giù il link se vi interessa. Io spero che questo argomento vi sia interessato, ho voluto condividerlo con voi proprio perché ragazzi è importante curare anche il corpo. Io sono stata 2 anni quasi senza fare più niente, seduta ore e ore e ore al computer a editare video. Quindi mi sono fatta prendere veramente troppo e mi sono proprio dimenticata di curare la mia parte fisica, perché appunto non siamo fatti solo di mente, ma siamo fatti anche di corpo e questo corpo ha bisogno di muoversi, di allungarsi, ha bisogno di... Poi ognuno deve trovare la sua strada, eh. Io personalmente amo questo genere di movimento, non ho mai sopportato la palestra, quella classica, non ho mai sopportato andare a correre, cioè le uniche cose che mi piacciono sarebbe camminare, ma non lo faccio perché poi da sola non lo faccio.
E poi, ecco, mi piacciono questi esercizi qua, tipo Qigong, tipo yoga, tipo, oppure anche la biodanza, che quella ricomincerò, a ottobre a farla. Però ecco, queste cose in cui c'è un approccio fisico e mentale in contemporanea. Mi piacciono questi movimenti dove, ci si rilassa, dove si impara anche a entrare in contatto con noi stessi. Quindi io vi saluto, vi mando un bacino a tutti. E vi aspetto sempre qui su questo canale, che lo sapete, qui ci pubblico di tutto. Se invece volete solo video ASMR, sia per rilassarvi, ma anche per divertirvi o per provare semplicemente tingles, vi aspetto su Arasule ASMR. Ciao!